convention I want you to see. It looks something like you. Prosegue il programma di giovedì, sere a Lucignano. Questa sera siamo nella piazza del Tribunale, di fronte al Comune, con la serata picnic. Una formula che avete già sperimentato, però vi siete spostati. Questo è il nostro Secret Garden, quest'anno nella straordinaria, magnifica piazza del Tribunale. L'ideatore di tutto questo è l'assessore Stefano Cresti, che ringrazio. È davvero una serata magica, perché Lucignano si pone nella sua forma più bella, e quindi è davvero bello vedere tanta gente che degusta le nostre prelibatezze, che si diverte, ascolta bella musica. Da parte mia un ringraziamento all'ufficio turismo Enrica Cassioli e a tutti i nostri dipendenti del Comune di Lucignano, perché davvero c'è tanto lavoro dietro ad ogni evento. E poi i nostri di giovedì continuano con il prossimo giovedì, dove sarà la serata del jazz. Lucignano ancora è buon cibo, buona musica e davvero uno straordinario location. Quindi la valorizzazione del vostro centro storico, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, vi rivolgete a tutti, sia ai turisti che alle persone del posto, agli aretini in generale. Ma queste serate da chi sono più frequentate? Ma essenzialmente sono serate miste. Devo dire che queste, ormai vediamo che c'è tantissimi turisti, sia stranieri ma anche italiani, perché in questo periodo comunque nei borghi ci sono anche molti italiani, e devo dire che quando vedono la tipologia, o trovare in un borgo anche piccolo come Lucignano un evento così, rimangono affascinati. Giovedì scorso per esempio devo dire che l'80% erano invece turisti stranieri, che sono rimasti affascinati dal nostro borgo e anche dalla qualità del cibo che poi trovano, perché è uno street food di qualità quello che offrono le nostre attività. Quindi davvero ci si rivolge un po' a tutti, e poi è bello anche essere un po' il polo della Valdichiana, perché il giovedì ormai si va a Lucignano. L'ideatore di queste serate, siamo al terzo anno consecutivo, un calendario anche decisamente vario. Sì, come si dice, ce ne sono per tutti i gusti. Diciamo che tendiamo ad offrire qualcosa di diverso e vario per il pubblico, che non è fatto solo di lucignanesi, di persone dei paesi limitrofi, ma dei tanti turisti che accogliamo all'interno del nostro borgo e facciamo vedere uno spaccato di quello che è il nostro buon vivere, del nostro territorio e del nostro luogo. Ecco, allora, il programma di quest'anno, oltre al picnic in questa magnifica piazza del Tribunale, il jazz la settimana prossima, che cosa prevede poi? Che cosa avete scelto? Allora, ci sarà una cosa particolare, la serata di chiusura, che sarà il Luci Park, che vogliamo trasformare per una serata un po' Lucignano nel paese del divertimento, dei balocchi, e anche per i più piccoli, perché vogliamo che ci sia una nota positiva anche nel rispetto dei più piccoli. E quindi questa sarà la serata finale di agosto, l'ultimo giovedì di agosto, e vi aspettiamo anche per questa novità. Io ringrazio tutti coloro, le attività che partecipano a questi di giovedì, a chi ci aiuta a allestire queste cose, ai volontari che ci aiutano, perché tutto questo è fatto da una comunità. Oggi abbiamo trasformato quello che è una piazza, forse in passato aveva anche queste piante, questi alberi, che veniva vissuta come piazza vera di una volta, e noi oggi la riproponiamo qui per tutti coloro che vengono, nostri ospiti. Il picnic di questa sera ha un menù di degustazione in questa meravigliosa piazza. Come lo avete studiato? Beh, è un menù che ha un po' l'idea del viaggio, quindi verso mete esotiche, soprattutto perché è stato concepito in dei giorni in cui faceva un caldo tremendo e quindi ci è venuta voglia di fare qualcosa del genere. È un menù che prende ispirazione dalla tradizione, ma che poi la porta, secondo quello che è un po' il mio stile di cucina, in giro per il mondo. Siamo partiti con una panzanella Rolls, quindi una panzanella classica toscana avvolta dentro un alga nori come se fosse un sushi, un manzo chianino che abbiamo interpretato in chiave giapponese con tataki in salsa teriyaki,
Abbiamo fatto un'insalata esotica di gamberi, uno gnocco di rape rosse in assoluto, quindi senza latticini, senza farine, e lo abbiamo condito con una crema di gorgonzola, del caffè e una cialda di wasabi, degli ravioli di pecorino con una salsa di aglione, e l'abbiamo rinfrescata con un po' di menta peperita. Poi siamo passati a un'arista di maialino brado che l'abbiamo fatta in salsa tonnata, un'insalata di fagiolini verdi e poi abbiamo finito con questo cheesecake al limone. Abbiamo ricostruito in un guscio di cioccolato bianco, all'interno una cheesecake al limone e un cuore frozen di succo di limone. Questo è un po' per dare l'idea del viaggio, dell'esoticità, dell'estate, e sono veramente onorato di essere l'interprete di questa cena stasera. Electronic invention I want you to see. It looks something like you.